saluto a tutti gli amici di YouTube che mi stanno seguendo. Adesso vorrei parlare di un fenomeno poco conosciuto in Italia, ma molto conosciuto nelle altre nazioni. Il fenomeno del vampirismo. Non intendo, come dire, i pipistrelli vampiro, che quelli sono altri tipi di animali. Parlo di noi animali, cioè parlo di persone che si credono vampiri, però non che quando vanno alla luce del sole diventano polvere e non hanno neanche la vita eterna. Sono persone che tra amici si tagliano i polsi per bere il loro sangue, e nel bere il sangue dell'amico o del fidanzato o della fidanzata godono, hanno un senso di goduria, e sono tutti degli autolesionisti, perché nel loro abito si tagliano i polsi, le braccia, hanno segni alle braccia e alle gambe di ferite e di tagli che loro usano perché vogliono bere il sangue dell'altro, di chi vogliono bene o di chi amano. Non fanno del male a nessuno, tranne tra loro stessi, non rubano, non, forse qualcuno sarà anche morto, dissanguato. Ma secondo me è una pratica di perversione sessuale. Questo penso io del vampirismo. Un altro fenomeno sconosciuto, quello dei lupi mannari, che sono un po' più innocui perché non è che gli crescono i peli e si trasformano in lupi, come fanno vedere nei film o nei romanzi, ma sono persone che si uniscono tra gli amici e si mettono a ululare la luna per un semplice gusto di partecipazione, quello che si chiama istinto del gregge. Un abbraccio dal gran mitico.